la terrazza di Casa Pepe ti accoglie esibendo l'immagine e la grandezza naturale del Gran Sasso, così maestoso e presente che sembra quasi un trompe-l'œil. L'occasione è ghiotta per la cucina della padrona di casa, e questo lo leggo anche proprio per mandare un messaggio, un saluto, un bacio affettuoso a Rosa, che vi prego di salutare con un applauso. Tutta Torano è molto orgogliosa di avere una cantina che dà lustro al paese e ci fa conoscere non solo in Italia ma in tutto il mondo. Adesso a nome di tutta Torano e di tutta l'amministrazione vorrei donare una targa ad Emilio, alle sue 50 vendemmie e ai suoi 50 anni di attività. Nonno è iniziato in America perché nonno credeva che, ha sempre creduto che New York è il centro del mondo. Quindi ha detto, se sono presente lì, poi sono presente in tutto il mondo. E quindi abbiamo celebrato New York con un'asta di beneficenza a Wall Street. Ma recentemente abbiamo ricevuto questo premio dal Wine Spectator che ci nomina e tra le 100 migliori aziende nel mondo, e quindi insomma ci rende orgogliosi. Un giorno succede che al bar di Torano c'era un signore, Don Nicola Marziale. C'aveva diverse masserie e lui già produceva del vino in bottiglie pure, no? Allora Paolette lì al bar gli diceva: Don Nicò, ma sta Pepe qua che ha cominciato a fare le bottiglie. E Don Nicò dice, è un castello di carta. Un castello di carta. Castello di carta. Allora io cominciai a fare il castello di bottiglie, cioè capite, così è andato il castello di bottiglie. Una sfida, una sfida. Qui siamo all'interno di una cantina di Emilio che ha fatto la storia dell'agricoltura abruzzese, un'eccellenza. In qualsiasi territorio che frequento in Abruzzo e oltre, appena dico piacere, sono l'assessore Pepe, sei il figlio di Emilio o della cantina Pepe? Guarda, non toccare questo tasto del figlio maschio, perché sennò qua succede un macello. Non toccare questa cosa, ti prego. Dio. Qui ci sono tre figlie femmine, ma sapete. Stai sfiorando un campo minato. Sapete la graniticità di queste tre figlie femmine. Tutti conosciamo la loro capacità, la loro competenza. E io penso che i grandi risultati dell'azienda Pepe sono anche, soprattutto, alla grande famiglia dell'azienda Pepe. Le bottiglie di Pepe rappresentano per noi dei messaggeri, degli ambasciatori del gusto in tutto il mondo. Grazie Pepe, a nome della Regione Abruzzo. Ti ricordi? Sì o no? Come no? Come no? Sembra un barone, un sangue reale questo, e non l'ho potuto. Comunque veniva al mio locale, si metteva seduto e come mangiava, come beveva. È un signore veramente. Questo è un signore. Giovanni. Grazie Giovanni. Qui nella piccola cantina, che sembra la stessa, anche se un po' ampliata, ingrandita, ma se ben ricordo l'etichetta era sempre quella, non credo che sia cambiata molto, e la mia memoria perlomeno mi dice questo. Di pochissimo. Eravamo i carbonari dell'assaggio. Poi un bel giorno è arrivato un signore elegantissimo, con i baffi bianchi come oggi ce l'ha Emilio, ed era Mario Soldati. Mario Soldati già allora aveva previsto che questo contadino speciale avrebbe fatto delle cose straordinarie nella sua vita. Senti, che cos'è speciale del contadino d'Abruzzo? È vero che oggi pomeriggio avremo una degustazione, so che ci sono i vini già in degustazione, so, però che cos'ha di speciale? Ma è speciale, il contadino d'Abruzzo vai a mangiare un grappo di uva, è migliore di quello da tavola, cioè dolce, buona, quindi si può mangiare benissimo. Però la buccia non è proprio tutto sto granché, o no? No, la buccia.
buccia grande, la buccia del Montepulciano. Com'è la buccia del Montepulciano? È morbida, vellutata, specialmente se viene prodotto da una vigna a tendone che matura all'ombra, quindi è tutta vellutata, bella, lucida. Il Montepulciano d'Abruzzo ha delle caratteristiche genetiche, starei per dire, innate, di estrema favorevolezza. È un vitigno abbastanza adattabile, con una cuccia, la raccontava Emilio, fantastica, con un contenuto di antiossidanti e antociani pazzesco, e con la capacità perfino di resistere ai maltrattamenti che alcuni improvvidi viticoltori gli hanno inferto nel corso degli anni, con selezioni assolutamente demenziali. Se io dovessi dare una definizione dell'Abruzzo, direi: we are old, siamo diversi. E mi accontenterei di questo, di questa diversità, che non significa per forza eccellenza fino a quando non riesci a coltivarla in modo da farla diventare eccellenza. È l'uomo che è decisivo, è l'imprenditore che è decisivo, è la visione che è decisiva, è la capacità di dire I trust in it, io ci credo anche se non me lo valutano, e lo vendo al prezzo che si merita, non al prezzo che in questo momento il feedback della critica più superficiale mi vorrebbe imporre. Grazie. Come mai ti è venuto in mente, a te, ti è venuto in mente di fare un libro su Emilio Pepe? Non è tanto banale la domanda. Naturalmente devo dare un merito alla famiglia. Il degustatore italiano di un certo tipo non conosce minimamente vini abruzzesi, come dire, eccessi, alcune intemperanze, alcune scalpitie che a noi ci emozionano in qualche modo e che sono il sale, soprattutto del Montepulciano, hanno difficoltà reali a interpretarli. Mi sento di ringraziare mio padre perché ci ha dato il coraggio, la forza di far crescere questa azienda. E io fortunatamente ho una sorella che ha una marcia in più, ha una sensibilità in più, quindi volevamo condividere con voi questa gioia di aver fatto crescere l'azienda e di aver avuto un padre così che ci ha cresciuto, che ci ha cresciute forti e coraggiose, insomma. Avvolti nella borragine e con la budella di agnello. È veramente una cosa spettacolare. Noi spesso sottovalutiamo un altro aspetto, e cioè che cambiamo noi moltissimo, molto di più di quanto non faccia un vino nel bicchiere durante l'assaggio. Per esempio, come lo vedi questo 64? Insomma? È uno spettacolo. Sì, ho sentito tutti e cinque i vini. Il 64 è stata la prima annata per papà, quindi insomma è stata per lui un'esperienza nuova, però il 64 come annata, proprio in vigna, andamento climatico dell'annata, è stato meraviglioso. Infatti il vino lo racconta. Mi è capitato di assaggiare quasi tutte queste annate. Anche singolarmente. Esatto, anche singolarmente. Anche durante la preparazione per la spedizione. Durante la preparazione per la spedizione, principalmente. Poi anche quest'anno in Vinitaly ho assaggiato il 64, che tra l'altro era identico ad ora, quindi anche questa è stata una mia servita per invecchiare. Non l'ha cambiato. Assolutamente. Mm-hmm. 64 proprio Emilio Pepe.
cioè un maschio anche se ha oggi 50 anni, un vino che se lo fate passare tra i denti sentite che ha dei tannini nascosti straordinari, mentre l'83-85 sono ancora in un'altra fase, cioè direi che il 79 è quasi una sintesi di come un vino non invecchia, ma come speriamo tutti noi col tempo di migliorare. Qualcuno che ha tenuto per 50 anni una bottiglia prima di aprirla, ma è venuto oggi, si merita un applauso straordinario e non ho voluto per marketing. Ringraziamo tutti quanti quelli che sono venuti per la grande festa, è riuscito benissimo, e un saluto particolare, arrivederci. Un saluto a tutti quelli che hanno contribuito alla grande riuscita di questo importantissimo evento e alla buona riuscita di questo evento.